Oh, giovani amici di Facebook, allora torniamo oggi a parlare di visori VR, quindi la realtà virtuale, e parliamo in particolare oggi di uno particolarmente nuovo, non è ancora sul mercato, è possibile diciamo registrare il proprio interesse per poi poterlo ordinare prossimamente. Si chiama appunto OSVR, OSVR, Open Source Virtual Reality. Cosa vuol dire? Fondamentalmente è stato creato un consorzio da varie aziende che producono hardware e software per riuscire a creare una piattaforma appunto open source legata alla realtà virtuale, che ha in particolar modo, diciamo, creato fino ad ora questo visore che state per vedere e il software relativo, che per adesso gira su Linux, Windows e Android, e che immagino arriverà anche sulle altre piattaforme. L'obiettivo chiaramente è creare una piattaforma open source, quindi aperta a tutti, possibile per tutti, modificare, implementare nuove funzionalità, che sia appunto utilizzabile da tutti in maniera molto facile e che porti quindi alla creazione di device migliori, che non saranno unicamente visori, ma anche per esempio controller, piuttosto che tutto quanto quello che è hardware e software attorno al fantastico mondo della realtà virtuale di cui ci stiamo occupando ultimamente. Allora, ma bando alle ciance, adesso vi dico anche le caratteristiche tecniche, però volevo farvi chiaramente vedere che cosa c'è dentro allo scatolone, visto che quello che sto per fare è fondamentalmente un unboxing. Allora, in quell'altra scatola piccola che arriva insieme c'è scritto Power Supply, quindi immagino che sia l'alimentatore, ce lo guardiamo dopo. Qui subito vedo bello bello il visore, lo tiro fuori, poi tolgo questo scatolone, altrimenti non riusciamo a vedere nulla. E me lo metto qua. Eccolo qui, questo famoso OSVR. L'hardware in questo caso è prodotto da Razer, che forse conoscete per i loro mouse, tastiere, cuffie, eccetera. È in realtà l'azienda più famosa che appartiene a questo fantomatico consorzio OSVR. Un'altra che forse avete già sentito è l'IP, quella che fa quel sensore che ho recensito lo scorso anno, per cui è possibile registrare, diciamo, i movimenti delle proprie mani tramite due telecamere. Solitamente si monta qui sul fronte dei visori. Adesso poi vi farò vedere perché ho qui con me anche un DK2, così facciamo un confronto al volo. Tiro fuori anche quest'altra scatola, vediamo se c'è altro. Sì, ci sono altre cose strane. Il pennello addirittura è qua dentro. E questo è il classico hub. Allora metto via tutte queste scatole ora inutili. Via. Via questo lo guardiamo dopo. Allora, abbiamo il visore vero e proprio, il classico, diciamo, cordone ombelicale, come c'è sempre in questi casi, addirittura una pompetta con pennello per pulire le lenti. Figo questo. Questo è, direi, un'alimentazione, lo scopriremo a breve. Questo invece è il classico cordone ombelicale, come abbiamo visto anche sul Vive, se vi ricordate. In questo caso abbiamo un cavo USB 3, mini USB 3 o micro USB 3, come si chiamano questi qui doppi, e un cavo HDMI. In più abbiamo il classico hub che si frappone tra l'headset e il vostro computer, che in questo caso ha anche una comoda clip per essere attaccato alla cintura, quindi rimane attaccato a voi invece che sul tavolo, come per esempio sul Vive o sul DK2. Vediamo, prima di farvi vedere cos'altro c'è qui dentro. Nulla. Cosa c'è qui? Una scatola vuota con un cavo, degli adattatori. Ah, questo direi che è. Questa la devo capire. Direi che serve a fare il tracking della testa esternamente, un po' come fa il Vive e come fa il DK2 con la webcam. Sono praticamente certo di questo. Scusate, ma veramente questo è uno dei primissimi unboxing al mondo, quindi.
faccio anche fatica a sapere esattamente cos'è tutto quanto. Comunque, alimentato USB, sono quasi certo che serva a fare il tracking della testa, come negli altri device. Metto via questo. Poi abbiamo questo che farà parte dell'alimentazione, chiaramente, quindi fa parte diciamo, l'ombelico, questo ve l'ho già detto cos'è, eccetera. A questo punto possiamo vedere, metto qua questo qui, possiamo vedere il visore nella sua bellezza, tolgo la plastica con grande goduria, non è neanche male esteticamente, vediamo se riesco a farlo vedere meglio. Molto lucido sul fronte, poca importanza l'estetica in realtà. Abbiamo qui una porta USB 2, vedo, e poi sotto ci sono le lenti coperte ora. Non sto a togliere proprio al volo, vi faccio vedere, ma rimetto subito la protezione per evitare. Si possono muovere. La particolarità di da quello che ho capito interessante anche è che questi device sono aggiornabili direttamente dall'utente. Per esempio, lo schermo è intercambiabile, quindi se uscirà uno schermo migliore, il che è auspicabile visto che ho visto le caratteristiche sono un po' datate in realtà, potrete aggiornarvelo da solo. Vediamo se riesco, infatti, riesco ad aprirlo subito senza romperlo magari. Beh, comunque c'è il modo di aprirlo e si intravede dentro un po' tutto il contenuto. Non voglio romperlo il primo giorno, se no di là i ragazzi di Wavictis, che come al solito mi hanno concesso l'unboxing, si incazzano assai. Come negli altri, diciamo, il cordone ombelicale, io continuo a chiamarlo così, passa da sopra la testa, è veramente molto simile al Vive. Questo finisce direttamente, ecco, vedete, c'è un cavo unico, questo è interessante. Invece che avere tutti i cavi che arrivano al visore, c'è un unico cavo in questo caso che esce e va, in questo punto immagino, esatto, va direttamente a questo hub che ti tiene in cintura e quindi ti metti tu in cintura e gli colleghi questo connettore semplicemente, e a questo connettore invece colleghi i classici tre cavi da cordone ombelicale che abbiamo visto finora, che sono appunto USB, HDMI e alimentazione, che sono poi questi cavi qua, e sono anche abbastanza lunghi, quindi funziona bene. Mi piace questa cosa che tra il visore e te fondamentalmente c'è un unico cavo, il che rende probabilmente più leggermente più comodo il tutto. Vi dicevo delle caratteristiche tecniche. Chiaramente ha al suo interno i classici sensori, quindi accelerometro, giroscopio e bussola, come poi hanno tutti gli altri visori che gli consentono di capire come la testa è girata, ecc. Ma la cosa più importante, ovviamente, in questi casi è la qualità delle lenti, e di questo ci si può solamente fidare di quello che viene scritto finché non le provo, e soprattutto la qualità degli schermi. Che poi andrete a vedere, che sono, vi ricordo, veramente molto vicini agli occhi, per cui più la risoluzione è alta, più il dettaglio è migliore, più anche ovviamente servono grandi prestazioni sul computer per farlo girare decentemente. Questo OS War ha una risoluzione, ha un monitor OLED con una risoluzione di 1920x1080, fondamentalmente è un Full HD. La risoluzione in questi casi va divisa per due, cioè si parla di risoluzione per ogni occhio, quindi in questo caso ogni occhio ha 960x1080 pixel. Ripeto, è come il DK2 attuale, non è eccezionale, non è neanche una merda come era, diciamo, il DK1, quindi è un po' una via di mezzo. Ricordo che il Vive che ho recensito, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, piuttosto che il nuovo Oculus in uscita il prossimo anno, che si chiamerà DK3 o come si chiamerà, hanno invece due schermi separati, sempre OLED, per una risoluzione totale di 1160x1200. E quindi una risoluzione per ogni occhio superiore a questo, pari a 1080x1200, ripeto, su il Vive e sul DK3. Questo è un po' una via di mezzo e si
si va ad allineare un po' al DKK2 odierno. Interessante però il fatto che sia possibile per l'utente cambiare solamente lo schermo in modo tale da non dover cambiare tutto quanto. Questo mi pare molto interessante, soprattutto magari il prossimo anno quando usciranno diciamo, parti aggiornate. Dovrebbe costare, quando verrà reso disponibile questo, che è parte di quello che chiamano Laker Developer Kit, addirittura dovrebbe costare $199 da quello che ho capito, quindi neanche tantissimo, compreso di tutto quello che vedete. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere ancora è l'alimentatore, che è in quest'altra scatola. Vediamolo al volo, faccio l'unboxing anche di questo. Non penso che sia niente di che. Infatti è un semplicissimo alimentatore che non sto neanche a tirare fuori. Chiaramente in questo caso c'è la presa americana, quindi è da cambiare. C'è questa tripolare qui che volendo si può trovare anche con la nostra presa europea. Lo rimetto via, è ben poco interessante. Ho anche qui al volo il Vive, lo stavano usando, per cui non sono riuscito a rubarlo in questo momento. Ho rubato però uno dei tanti DKK2 che abbiamo in studio e ve lo faccio vedere al volo confrontato con questo OSVR. Sono veramente molto simili, come tutti questi visori. Veramente, dopo che l'ha fatto Oculus, tutti gli altri sono andati dietro e hanno fatto robe super simili. Sia come dimensioni, vedete, sono molto simili. Il cavo passa sempre sopra, quindi c'è il classico sistema a tre strip identico per entrambi. Insomma, poi dietro ci sono le lenti. Sono veramente sistemi molto simili. Come vedete qui sul DK2, non so se si vede, ma c'è incollato un attacco speciale per il motion leap, che è quello che vi dicevo prima. Esiste un accessorio anche per OSVR, visto che leap fa parte del consorzio appunto OSVR. Quindi sono molto simili. OSVR si dichiara poi compatibile anche con il software di Oculus. Loro dicono: non siamo competitor, anzi vogliamo sviluppare insieme e bla 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 bla. È un po' quello che sta facendo anche Steam insieme a HTC, perché Steam sta realizzando un middleware software che si chiama SteamVR, se non ricordo male, che permetterà poi agli sviluppatori, che è la cosa più interessante poi, che permetterà agli sviluppatori diciamo, se stai facendo un videogame per intenderci, di interfacciarti unicamente con questo middleware una volta sola, e poi è lui a diciamo, essere compatibile con tutti i diavolo di visori che stanno uscendo sul mercato. Questo è fondamentale se siete degli sviluppatori che vogliono fare un videogioco, altrimenti dovreste, come stiamo facendo noi adesso, comprarvi tutti i diavolo di singoli visori, che sono veramente, cominciano ad essere veramente tanti, e testarne la compatibilità software, hardware, ecc. Quindi in realtà quello che sta facendo Steam va un po' a annullare il valore di queste piattaforme OSVR. Vedremo, insomma, vedremo chi la spunterà. Comunque, se siete degli sviluppatori o dei super appassionati e volete a tutti i costi provare questo OSVR al posto di un DK2 o di il più interessante HTC Vive, dovrebbe essere ordinabile entro breve. Avevano detto ottobre, ormai ci siamo, quindi insomma, su osvr.com, semplicissimo, e dovrebbe costare $199 più spedizione. Questo è uno dei primissimi unboxing, direi, al mondo. Sicuramente in Italia, in italiano è il primo, se non è tra i primissimi, se non il primo. Comunque, poca importanza, l'avete visto. E ci vediamo al prossimo unboxing, in incauto unboxing, anzi, magari la prossima volta vi faccio vedere anche qualcosa che vi potete comprare. Però in questo caso, una bella anteprima, grazie ai ragazzi di Vivictis. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.